Per l'Interquartieri, appena inaugurata questa mattina, però non sono tutte rose e fiori. Come si sa, le problematiche di Via Fanella, come mostrato nei nostri servizi, rimangono insolute, con una parte del marciapiede che si stampa contro il muro del seminario e la strettoia inevitabile di auto e mezzi. Ma sono ancora le barriere antirumore che tengono banco. Proprio oggi, in contemporanea con il taglio del nastro da parte delle autorità, venivano messi drappi neri alle finestre del complesso delle terrazze che si affaccia proprio sulle arrugginite strutture e affissi manifesti eloquenti, subito rimossi però. Ma gesti eclatanti a parte, permane il disagio e la paura soprattutto che anche un deprezzamento del bene, visto lo spettacolo poco edificante che si gode dalle finestre, possa aggiungere il danno oltre la beffa. E siamo a casa del signor Giuliani, che ringraziamo per averci accolto. Sì, allora, uno spettacolo brutto per voi? Direi senz'altro brutto. A parte il valore delle abitazioni, che con queste barriere così, come potete vedere, è enorme, con un traffico, penso che non ci sia traffico perché non c'è sbocco di strada, sì, una volta girata qui Duan, Orvan su, non è che vanno nella Paleotto, prima che c'era cosa, dopo non hanno fatto più niente, oggi siamo messi in queste condizioni, guardate com'è, se secondo voi uno deve essere così incastonato dentro... E quindi c'è un po' di malcontento tra di voi? Direi, sì, come si fa? Un quartiere come questo, le terrazze, viene sacrificato in questa maniera, non so, secondo gli alti dirigenti di Fano, le robe vanno bene, sì, ne so. No, non mi piacciono, non vanno bene, perché prima sono così, che potevano mettere qualcosa di più grazioso, come si vede anche in autostrada, sì, che c'è molto più traffico, e poi potevano anche fare meno di metterli. Delle strade di grande traffico c'è, via Roma c'è, la barriera, provvedono qualcosa? È terrificante, comprese queste barriere, che sono contenta che siano così brutte, così reagiscono in tanti, perché l'avessero un po' abbellito, magari digerivano meglio, è una cosa terribile, è una cosa terribile. Bisogna studiare molto meglio, perché è una circonvallazione e te la riportano all'interno del Poderino, che è un quartiere meraviglioso, si vive bene, sia il bambino che l'adulto che il vecchietto, e quindi andava rispettato molto di più tutta questa zona. Vi hanno messo in un pozzo? In un pozzo, perché non vede. Come si fa a stare così? Io non lo so a chi è venuto in mente di mettere tutte quelle porcherie. Direi che è stata un'opera nata male e che in un contesto così cittadino, no, di interesse collettivo, credo che non risolva i problemi di una città che soffre. Penso ad una cosa che poteva essere utile, rivista e corretta.